Vado. Allora, abbiamo un ospite, Don Filippo Perin, che è di casa, perché è sempre stato di casa, ma da un po' di tempo non è più qui fisicamente in casa, ma si trova in una missione particolare, una missione salesiana che fra poco vi raccontiamo, e ve la raccontiamo perché grazie a voi abbiamo raccolto 10.000 euro che l'anno scorso, con tutte le attività tra virgolette extra didattiche che insieme a Lisa, Don Marco e Don Vanni abbiamo organizzato, grazie a tutti voi, siamo riusciti a dare un ottimo contributo a questa missione. Don Filippo, dove sei? Allora, sono in Etiopia, che è un grande paese dell'Africa, e sono al confine con il Sud Sudan in una missione, una parrocchia molto grande di Pugnido, vicino a Gambela. E intanto vi ringrazio moltissimo, è una cifra molto grande, un aiuto veramente così anche insperato di tutto quello che avete raccolto. Prima di tutto per il nostro asilo, noi abbiamo un asilo di 150 bambini a cui diamo la colazione e il pranzo oltre all'educazione. Molti bambini sono denutriti, allora cerchiamo di aiutare questi bambini, ecco così quelli del nostro asilo, dandogli da Certo. mangiare la colazione e il pranzo. Secondo aiuto sono delle casette per le soprattutto donne anziane vedove. E gli uomini lì da noi possono sposare più mogli, hanno un sacco di mogli e bambini, ma tengono una, poi abbandonano, poi lasciano e ci sono un sacco di donne in difficoltà. Allora abbiamo costruito la casa, una casa che resiste, che dura per un po' di anni con i legni, il fango, la lamiera. Loro invece hanno delle capanne che ogni anno devono rifare il Certo. tetto, l'erba, così. Per cui rifare per un certo numero di donne sole, vedove e le casette. Ma e questi soldi sono serviti per l'asilo e anche per le casette contemporaneamente? Avete un progetto specifico che state portando avanti? Sì, l'asilo è ogni anno, per cui sicuramente una parte di questi soldi va per il nostro asilo, ma volevamo anche prenderne un pochi e avviare questo progetto delle casette. Ne avevamo fatte alcune, ma adesso con questo Certo. contributo abbiamo una lista molto lunga Di cose da e fare, ce ne sono. cominciamo, sì. A proposito di cose da fare, immagino che non sia finito tutto quanto, cioè nel senso non è che tutto a posto e sei pronto a tornare in Italia e basta, ma credo ci sia altro lavoro da Sì. fare. Come ti possiamo ancora aiutare? Il primo aiuto che sarebbe bellissimo è quello la prossima estate di venire con un gruppo di giovani volenterosi a passare 2 o 3 settimane con noi, un po' di lavoro, un po' di animazione, un po' di visita, un po' di tutto quello che sappiamo fare, perché la prima cosa che si aspettano lì è la presenza di qualcuno, star con loro, condividere, parlare, stare lì. Quello è il primo aiuto che loro desiderano e vogliono. Raccogliamo candidati allora. Esatto, chi volesse sa che c'è questa possibilità. Con voi due che li accompagnate, Ammazza, come no? noi cerchiamo di. Certo. Invece del classico invito, ma vai in Cina, veniamo direttamente in In Etiopia. Etiopia e quindi manderemo molti di questi ragazzi durante l'anno, quindi sappilo c'è cioè, questa possibilità. E ti ringraziamo, siamo riusciti a dare un volto a 10.000 euro, cioè nel senso a dove vanno 10.000 Ed è euro. anche significativo pensare che si dà da mangiare a qualcuno, quando Sì. per noi qui È mangiare è scontato, lo diamo per scontato. scontato. Grazie a nome di tutto San Marco, Grazie. Don Filippo. Grazie a Grazie. voi. Grazie. Grazie.